Ciao amici, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi siamo qui per unboxare un nuovo pacco in collaborazione con Miki. Ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie a Miki e alla Lifehook andremo oggi ad unboxare una bici elettrica ideale per gli spostamenti in paese e in città. La confezione si presenta integra e ben imballata e il montaggio della bici è davvero semplice. Davvero pochi pezzi che devono essere assemblati e anche per chi non se ne intende particolarmente il montaggio è molto intuitivo e semplice. Inoltre nella confezione troviamo tutti gli strumenti per poter assemblare la bici nel modo corretto, grazie anche alle istruzioni. Come potete vedere la bicicletta è protetta da vari strati di polistirolo e questo fa sì che sia riparata da eventuali urti, infatti è arrivata in perfette condizioni. La cosa di cui avrete bisogno è un taglierino o un paio di forbici per tagliare le varie fascette. Come avevo anticipato, la bicicletta esce dalla confezione per tre quarti già pronta e così come la vedete. Le cose che poi noi andremo a montare sono il sellino, il manubrio, i pedali e il cestino. Nel frattempo mi dedico a darvi qualche indicazione su questa bici elettrica, che vi ricordo il modello è il Dolphin. È composta da un motore da 250 watt ed una batteria da 7,8 Ah che permettono di raggiungere 25 km orari di velocità, per un'autonomia di 40 km circa. La data di freni a doppio disco ed è già compresa di luce anteriore. Il suo peso complessivo è di circa 20 kg, ma col fatto che è richiudibile si può tranquillamente trasportare anche in auto. La struttura è molto solida e resistente, di buona fattura. Trattata in tutti i suoi dettagli, sia esteticamente che a livello funzionale. Non lasciatevi ingannare dal fatto che sia piccolina esteticamente, perché questa bici elettrica è davvero potente. È ideale per spostamenti di breve durata in città e in paese, in quanto è possibile sia muoversi pedalando sia accelerando senza muovere i pedali. Fatica dunque con questa bici sarà inesistente, ma per chi volesse comunque fare un po' di movimento basterà lasciarla spenta e pedalare normalmente. La bicicletta è molto leggera da portare anche senza motore acceso. Nel frattempo siamo arrivati al montaggio del manubrio, come potete vedere nel video. È già collegato alla struttura della bici, quindi basterà semplicemente inserirlo nell'apposito imbocco. La parte superiore poi potete modificarlo a vostro piacimento in base alla vostra necessità, tramite quella leva centrale che vedete posta sul manubrio. Passiamo ora all'inserimento della sella nell'apposito inserto. Semplicissima da montare, bisogna solo ricordarsi di chiudere l'apposita leva in modo da bloccarla. Non ha tantissimo margine di altezza, quindi le persone più alte faranno forse un po' più fatica a pedalare in quanto le ginocchia resteranno piegate. Nella scatola a parte troviamo altre cose che ci sono utili per la nostra bici, come ad esempio i pedali, il cavo di alimentazione, il libretto di istruzione e qualche chiave per il montaggio delle varie cose. Pedali è molto semplice inserirli in quanto basterà avvitarli. Inoltre sono contrassegnati right e left, quindi quello che va a destra e quello che va a sinistra. È impossibile sbagliare. Il tempo complessivo di ricarica invece della bicicletta è di circa 4-5 ore per una ricarica completa. Thank you.
Prima di mettervi in sella, ricordatevi con l'apposita chiave che trovate all'interno della confezione di fissare il manubrio. Il faro anteriore è davvero luminoso. Sarò acceso più avanti nel video e noterete che nonostante sia giorno si vede molto. Sono rimasta piacevolmente colpita da questa bici elettrica. Non aspettavo che una bici così piccola potesse darmi un comfort così. In tutte le sue parti permette a chi deve spostarsi di viaggiare tranquillo e con tutte le comodità. Ideale per andare al lavoro, a scuola, uscire a fare commissioni, ma anche semplicemente per godersi un tragitto all'aria aperta senza fare fatica. Questo permette di godersi il panorama e l'aria aperta senza stressarsi. Certo, il tragitto che ci permette di percorrere non può raggiungere i 40 km di distanza, perché ovviamente la batteria non lo permette. Però il fatto che sia richiudibile si può tranquillamente mettere in macchina, si può raggiungere la meta interessata e poi girarci in bicicletta. Anche l'applicazione del cestello posteriore è davvero semplicissima. 4 viti e il gioco è fatto. Altro un gadget davvero utile per inserirci la borsetta, lo zaino, piuttosto che la borsa della spesa e poter andare in bicicletta senza ingombri. Ed eccola qui nella sua integrità. Guardate un po' che bella esteticamente, piccolina, comoda, completa di tutto il necessario per i nostri spostamenti. Tra l'altro il suo utilizzo è davvero semplicissimo. Viene fornita di 2 chiavi, una di riserva. Basta inserire la chiave nell'apposito inserto, girare verso destra e la bici si accende. Avrete un piccolo schermo che vi indicherà il livello di batteria disponibile. Appena iniziate a pedalare, la bici inizierà a prendere grinta e a partire in modo meccanico. Se invece non volete pedalare, basterà usare la manopola destra della bicicletta come un acceleratore. Inoltre è dotata di 3 intensità di velocità. Ma ricordatevi che se usate solo l'acceleratore senza pedalare e soprattutto alla velocità maggiore, il consumo di batteria sarà ovviamente proporzionato e quindi maggiore. La cosa bella e soprattutto molto utile è il clacson, che però come la luce possono essere utilizzati solo se la bicicletta è accesa. Un'altra piccola chicca sono i pedali richiudibili. Ottimi per occupare meno spazio. Mentre sotto la parte centrale della bicicletta troviamo l'ingresso per il cavo di alimentazione. Tengo anche a farvi vedere come viene chiusa per poter essere inserita nel bagagliaio. Prima giù la sella, si piega il manubrio. Con la comoda maniglia che troviamo nella parte centrale, la si può tirare su e inserire nel bagagliaio.
City Tour. Fatemi sapere voi nei commenti dove andreste e se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like.